Pasqua alla mensa della solidarietà di Agrigento, gestita dalle suore della comunità missionaria Porte Aperte. La macchina organizzativa è già in funzione per offrire agli ospiti extracomunitari e semplici cittadini un pasto caldo anche nei giorni di festa. Per noi non è una cosa eccezionale, rientra nel nostro ordinario, che veramente nel nome del Signore vogliamo vivere in forma straordinaria e dare a tutti la possibilità, sia agli italiani sia ai ragazzi che vengono da fuori, di sentire un po' di calore umano, di sentire il caldo della propria famiglia. Noi mediamente prepariamo per 130-150, quel giorno tutti quelli che il Signore vorrà mandare alla nostra porta sono benvenuti. Il menù per domani è importante, non perché gli altri giorni sia meno importante, perché vogliamo fare risaltare il giorno di Pasqua. Dunque, incominciamo con un antipastino senza naturalmente salumi che possono disturbare i nostri ospiti. Poi passiamo a della pasta al forno, poi abbiamo dell'agnello, del pollo, dei contorni di patatine e di verdure. Poi ci sarà sicuramente un misto di frutta, l'agnello pasquale, dolcini e ovette per le bimbe e i bambini, che sicuramente sarà gradito. E sulle tavole imbandite di Pasqua non possono mancare i tanti simboli della festa, dalla colomba alle uova, non solo di cioccolato. Le vetrine delle pasticcerie di questa settimana si riempiono di colombe pasquali, cassate, uova e delle immancabili pecorelle di pasta reale, divenuti ormai in molti comuni della provincia veri e propri capolavori di pasticceria artigianale. E se il carovita spinge gli agrigentini a trascorrere le feste in casa, qualche timida ripresa si registra invece sulle presenze turistiche in città. Dal Friuli veniamo. E siete qui per il weekend di Pasqua? Per il weekend di Pasqua, sì. Facciamo i 5 giorni, siamo a Catania e stiamo girando un po' la Sicilia, sì. Quindi tappa fissa a Catania e ad Agrigento solo per un giorno? Per un giorno, sì. Le piace Agrigento? È bellissima, sì, molto bella. Quindi ne valeva la pena restare, sì, forse qualche giorno in più? Sì, certo. Però ecco, non puoi girare tutta la Sicilia in poco tempo. Noi abbiamo 6-5 giorni a disposizione e li abbiamo distribuiti. Quanto tempo rimanete qui ad Agrigento? Fino a lunedì. Adesso ci spostiamo verso Piazza Armerina nel pomeriggio. Quindi rimanete pochissimo. Sì, 5 giorni, un tour della Sicilia e in fretta con la macchina. E... Le piace Agrigento? Ho cominciato a vederla oggi, mi pare di sì. Quanto rimane? Ma fino a mercoledì prossimo, ma non è che resto in Agrigento, probabilmente faccio anche un tour nei dintorni, arrivo fino a Selinunte e giro la Sicilia, mi piace molto. Grazie.